Buonasera dal TG1. Re Hassan II del Marocco è morto questa sera dopo un ricovero d'urgenza in ospedale in seguito a una crisi cardiaca. La notizia è stata confermata proprio poco fa da un alto esponente del governo marocchino ed è stato anche annunciato dal principe ereditario. Dopo la notizia del ricovero del sovrano, la televisione di Stato aveva già cominciato a trasmettere versetti del Corano. Re Hassan, 70 anni, è stato un personaggio di grande rilievo per le sue capacità di mediazione. Ad Hassan II succederà il primo dei suoi cinque figli, il 36enne Sidi Mohammed. Re Hassan II del Marocco è morto questo pomeriggio in un ospedale di Rabat. Aveva 70 anni ed era sul trono dal 1961. Queste immagini si riferiscono proprio alle celebrazioni del suo ultimo compleanno. Complicazioni respiratorie hanno stroncato il fisico del sovrano, già minato da un cancro. Forte fumatore, Re Hassan negli scorsi anni era stato costretto a più riprese a lasciare il suo paese per sottoporsi a cure specialistiche in Francia e negli Stati Uniti. Una delle crisi più violente lo aveva assalito nel 95, quando fu ricoverato d'urgenza per problemi respiratori, mentre si trovava a New York per le celebrazioni dei 50 anni delle Nazioni Unite. Sembra che oggi il sovrano, al momento di entrare in ospedale, fosse già in coma. Hassan sedeva da 40 anni sul trono di una delle monarchie più antiche del mondo. Gli succederà il maggiore dei suoi cinque figli, il principe Sidi Mohammed. Con Re Hassan II, il re più longevo del mondo arabo, se ne va una figura chiave della scena islamica. Discendente del profeta Maometto, ma in gioventù anche grande playboy e amante delle macchine di lusso, il re del Marocco si è caratterizzato per le doti di equilibrio e per la capacità di mediazione sul fronte internazionale, soprattutto in Medio Oriente, tanto da allacciare rapporti diplomatici con Israele. E durante la guerra del Golfo si è schierato con l'Occidente, inviando soldati in Arabia Saudita. Sul fronte interno, Hassan II ha guidato il paese con il pugno di ferro, sopravvivendo a due colpi di Stato militari, complotti della sinistra e trame dell'integralismo islamico, repressi nel sangue. Ma è riuscito ad affrancare completamente il Marocco dai residui del colonialismo francese e spagnolo. Solo negli ultimi anni Hassan II ha modificato la Costituzione, aprendo la via al primo governo a guida socialista e scarcerando molti oppositori, guadagnandosi così anche il sostegno degli Stati Uniti ed avviando la marcia di avvicinamento all'Unione Europea. Puntano su una possibile vendetta le indagini sull'agguato in cui a Roma è stato ferito sotto la sua abitazione il professor Antonio Cavallaro, primario della prima clinica chirurgica del Policlinico Umberto I. Le sue condizioni sono ora buone. Il proiettile che lo ha raggiunto non ha toccato organi vitali e Cavallaro è già stato ascoltato dagli inquirenti. Gli inquirenti seguono nettamente la pista della vendetta personale per spiegare l'agguato al professor Antonio Cavallaro, primario della clinica chirurgica del Policlinico. Forse l'aggressore è già stato individuato. Un uomo fortemente sospetto sarebbe stato interrogato. Si tratterebbe del padre di un ragazzo morto in sala operatoria. Dunque, un gesto di dolore, di disperazione. Erano le 7 di questa mattina. Il professore aveva appena imboccato la rampa del garage quando è stato raggiunto e colpito. Un solo colpo all'addome, ma con intenzioni probabilmente omicide, poiché i primi rilievi della polizia hanno accertato che la pistola sia inceppata. La vittima ha avuto la forza di trascinarsi fino alla guardiera del portiere, il primo a soccorrerlo. È stato il figlio Giuseppe, medico anche lui, a portare il padre all'ospedale. Poi l'intervento chirurgico perfettamente riuscito. Adesso il professor Cavallaro è ricoverato nel reparto da lui stesso diretto. Sembra ormai esclusa l'ipotesi di un attentato terroristico. Cavallaro non si è mai interessato di politica. Eccolo dopo un difficile intervento a un bambino libanese qualche anno fa, intervistato dal TG1. 60 anni, uomo mite e generoso, di poche parole, è descritto da tutti come un gentiluomo siciliano. Certamente l'antitesi di un barone della medicina. Sempre più confusa in Belgio la vicenda di Ossina. Il Ministero della Sanità ha fatto marcia indietro. Nel pomeriggio aveva annunciato il sequestro di tutta la carne suina e dei prodotti derivati provenienti da animali macellati fra il 15 gennaio e il 3 giugno, ma successivamente ha ritirato il provvedimento, sostenendo che la decisione era stata diffusa senza l'approvazione del ministro. Rimangono comunque valide le misure disposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri belga, fra le quali il riacquisto e la distruzione della carne di maiale stoccata negli impianti di macellazione. Per quanto riguarda il nostro paese, il Ministero della Sanità assicura che sono in vigore in Italia tutti i controlli necessari per garantire ai consumatori. Per le case abusive è la resa dei conti. Oggi il governo ha varato un provvedimento che prevede l'abbattimento delle abitazioni illegali. Si parla di 232.000 abitazioni fuori legge. Esultano naturalmente gli ambientalisti.
Il fenomeno dell'abusivismo ha prodotto tra il 94 e il 98 232.000 abitazioni illegali per una superficie di 32,5 milioni di metri quadrati e un valore di 29.000 miliardi di lire. La classifica dell'abusivismo vede in testa le regioni del sud e soprattutto Campania e Sicilia. E del resto il simbolo di questa piaga nazionale resta l'hotel Fuenti di Viesti, abbattuto 3 mesi fa dopo 30 anni di battaglie legali. Ma la lista degli ecomostri, come li chiamano gli ambientalisti, è lunga. Basta pensare alla Valle dei Templi di Agrigento, al complesso di Punta Perrotti a Bari, al litorale domiziano, alle Cinque Terre. Ma che cosa prevede la nuova legge? Innanzitutto il potere dei prefetti di intervenire con l'ausilio del genio militare se gli enti locali mandano le cose per le lunghe. Poi lo snellimento delle procedure di demolizione, infine una mano tesa all'abusivismo di necessità. Chi si è costruito una casa illegale e ha i requisiti per ricevere un alloggio pubblico potrà restare nell'abitazione acquisita al demanio statale fino a che non si trova una soluzione alternativa. Il presidente del Consiglio D'Alema e il segretario della CGIL Cofferati dibattono la festa dell'unità su governo e sindacato, mentre centro-sinistra e Polo affrontano i nodi politici all'interno delle rispettive coalizioni e servizi. Segretario, buonasera. Dopo l'incontro di ieri molti dicono, insomma, sta iniziando una stagione di dialogo, questo almeno dicono alcuni osservatori. Ma guardi, c'è una cosa importantissima per il sindacato, che è l'applicazione del patto che abbiamo firmato prima di Natale. Ieri abbiamo affrontato alcuni temi di quel patto, sono quelli che riguardano il lavoro, il mezzogiorno. Ci sono dei passi in avanti significativi su quei temi ed è giusto apprezzarli. Peraltro sono il risultato dell'iniziativa del sindacato. Su altre questioni ci sono ancora tante cose da fare e aspettiamo che il governo le faccia. Il dialogo non si è mai interrotto e non mi sembra esagerato parlare di disgelo, dato che non c'è mai stato il gelo. Ho visto Cofferati 5-6 volte negli ultimi giorni, quindi sinceramente pare una interpretazione arbitraria. Il fatto che non si sia parlato di pensioni, cosa significa? Il tema era la verifica dell'andamento del patto per il lavoro e l'occupazione. Abbiamo svolto il tema dell'incontro. Il sindacato dovrà fare un passo avanti, un passo indietro. Qual è la sua idea sulla modernizzazione? Il sindacato deve continuare con coraggio a fare ciò che ha fatto in questi anni, sforzandosi di essere una forza che non rappresenta soltanto i suoi iscritti, ma che rappresenta gli interessi generali dei lavoratori e anche dei giovani che non hanno un lavoro. Le pensioni non si toccano, ad avvertire D'Alema, oltre... Via Libera, scusate, c'è stato un problema tecnico. Via Libera è il quarto gestore dei telefoni cellulari, il governo ha assegnato la licenza a Bluetel, il consorzio guidato da Giancarlo Elia Valori, presidente della società Autostrade. Sarà operativo all'inizio del prossimo anno il quarto gestore di telefonia mobile. Bluetel, società per azioni, è controllato per il 32% da Autostrade, per il 20% da British Telecom. Entro il 2004 sono previsti in Italia 50 milioni di telefonini, uno per ogni cittadino. Oggi è il 43% degli italiani a possedere un cellulare, 16 milioni sono abbonati a TIM, 8 ad Omnitel. Vanno bene le cose anche per Wind, facile immaginare che anche Bluetel non avrà problemi. Rispetto al 98 l'incremento di telefonini è stato del 10% e l'Italia continua a rimanere in testa alla classifica europea per la diffusione della telefonia mobile tra la popolazione. Con l'arrivo del quarto gestore, ha detto il ministro Cardinale, cresceranno investimenti e occupazione nel settore, soprattutto nel mezzogiorno. E il prossimo autunno, ha annunciato il presidente di Autostrade Valori, parte la nuova stagione tecnologica della telefonia mobile. Al primo posto avremo cellulari che permetteranno di navigare in internet e di ricevere immagini. Adesso torniamo al dibattito politico affrontato tra centro-sinistra e Polo. Servizio. Le pensioni non si toccano, ad avvertire D'Alema, oltre ai sindacati ci sono anche i comunisti italiani che chiedono più ascolto alle loro proposte. E si tenga ben presente che questi 21 deputati comunisti italiani possono essere, sono importanti, forse determinanti, per mantenere in vita questa maggioranza anche di fronte alle continue fibrillazioni al centro, tra le forze di centro del centro-sinistra.
Altre spine per la maggioranza arrivano dal CDU, che domani decide se restare nell'area di governo, e dai Verdi, che avvertono Palazzo Chigi: o parte una nuova strategia ecologista o potremmo uscire dal governo. Grandi manovre anche nel centrodestra. Lunedì Berlusconi, Fini e Casini incontreranno Bonino e Pannella. I radicali propongono al Polo un'intesa basata sul pieno sostegno dei loro referendum, ma l'accordo sembra improbabile. Noi siamo stati eletti in Parlamento, abbiamo il dovere di tradurre in leggi i propositi del referendum. Questo è il nostro compito, non si può pensare di procedere solo a colpi di spallate referendarie, perché questo non è la strategia del Polo. E poi vediamo se si può realizzare qualche limitato accordo. Per chiedere una corretta informazione sui referendum, intanto, Bonino e Pannella hanno incontrato il capo dello Stato e i vertici RAI. Tutto è ridotto a micro conflittualità, senza che si riesca invece a far sì che questo dibattito raggiunga i cittadini e che possano farsene un'idea. Tensione a Milano questa sera davanti alla prefettura, dove un gruppo di leghisti ha manifestato contro la decisione del prefetto di sospendere dalle sue funzioni il sindaco del comune di Lazzate. È finita così, con lanci di uova marce, grida alla secessione e spintoni con le forze dell'ordine. È accaduto a Milano, davanti alla prefettura. Un centinaio di leghisti si sono radunati in corso Monforte, una manifestazione di protesta contro il prefetto Roberto Sorge, che ha sospeso dalla carica il sindaco leghista di Lazzate, un piccolo comune a nord di Milano. Il provvedimento è motivato da gravi e persistenti violazioni di legge. Per ora il sindaco è sospeso, in attesa che il ministro decida la rimozione e lo scioglimento del consiglio comunale. Tutto è nato da un concorso per un posto di impiegato al comune. Tra i requisiti che fanno punteggio è la residenza a Lazzate. La delibera è stata annullata dal Presidente della Repubblica, ma il sindaco Cesarino Monti non licenzia l'impiegata. Il prefetto lo diffida, ma lui non si smuove. Già in passato, tra prefetto e sindaco, c'erano stati contrasti, prima per l'intitolazione di una via alla Padania, poi per i cartelli stradali. Il concorso è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Cesarino Monti annuncia un ricorso al TAR. Se anche il ricorso sarà respinto, si ripresenterà alle prossime elezioni. Penultimo fine settimana di luglio sotto la pioggia in gran parte d'Italia, la situazione più critica in Campania, dove un violento temporale ha provocato diversi allagamenti, a Napoli e in alcuni comuni della provincia. Disagi soprattutto alla circolazione e una brutta avventura per i passeggeri del traghetto che collega Napoli a Capri. L'alto tasso di umidità ha mandato in tilt il condizionatore d'aria che, perdendo acqua, ha inzuppato i turisti per tutto il viaggio. A causa del mare mosso e del forte vento sono stati segnalati disagi anche nei collegamenti con la Sardegna. Si allarga l'inchiesta sul tentativo di rapina a Milano costato la vita ad un gioielliere. Ora c'è l'ipotesi che ad organizzare il colpo sia stata una banda di balordi del quartiere, composta forse da 5 persone. In carcere sono stati interrogati 2 banditi arrestati subito dopo il fatto, uno dei quali ha ripetuto che a sparare è stato in realtà un terzo complice. Sarà l'esame che rivela tracce di polvere da sparo su mani e abiti a stabilire chi realmente abbia fatto fuoco. Domani mattina sono in programma i funerali del gioielliere Ezio Bartocci. I negozi abbasseranno le saracinesche in segno di lutto. Aveva difeso un'amica dalle attenzioni insistenti di 3 suoi coetanei, per questo è stato ucciso Fabio Ravanusa, il 17enne scomparso il 13 luglio a Carini, provincia di Palermo. I carabinieri hanno fermato 3 giovani, un maggiorenne e 2 minorenni. Interrogati a lungo sono crollati e hanno confessato. Volevano dare una dura lezione a Fabio, che si era permesso di difendere la coetanea dalle avance di uno di loro. In 2 lo hanno tenuto per le braccia, il terzo lo ha colpito ripetutamente con un sasso alla testa. Missione compiuta per lo Shuttle Columbia, la prima navicella spaziale comandata da una donna. L'equipaggio ha già messo in orbita il potentissimo telescopio destinato a svelare molti misteri dell'universo. Per ben 2 volte Hillary Clinton e la figlia Chelsea avevano fatto il viaggio fino a Cape Canaveral per vedere la partenza dello Shuttle Columbia, la prima missione della NASA a essere guidata da una donna. Una missione molto importante, quella affidata al comandante Eileen Collins. Alla NASA dicono addirittura che cambierà il nostro modo di pensare l'universo. Finalmente, dopo 2 rinvii e un nuovo problema tecnico, la navicella spaziale è partita e il suo equipaggio è già riuscito a lanciare in orbita un potentissimo telescopio a raggi X, in grado di scrutare
contare punti lontanissimi. Per le donne nello spazio la storia è iniziata nel 1963. I russi avevano inviato Valentina Tereshkova in orbita intorno alla Terra. Eccola con un gran sorriso sola nella sua navicella. Ma gli storici americani dicono che il paragone è inesatto. La Tereshkova era solo una paracadutista telecomandata da terra, una specie di acrobata, non una plurilaureata come la Collins, con un passato di pilota dell'aeronautica. Oggi le aspiranti astronaute sono ancora pochissime, prima perché non venivano ammesse, ora perché sono poche le ragazze che scelgono studi scientifici e tecnici. Da lassù, ora che ha compiuto la sua missione, Eileen Collins può adesso guardare la Terra e salutare casa, dove l'aspettano una bambina di 3 anni e il marito Pat. A Tirana, in Albania, momenti toccanti durante il concerto per la pace, il servizio del nostro inviato. Tirana all'ora del tè, si inaugura una mostra di pittura, i campi profughi di Kukës sembrano davvero molto lontani. 100 metri più in là la solita Albania, bambini che chiedono l'elemosina davanti agli alberghi, odori forti di povertà e tante, troppe automobili di grossa cilindrata. Intanto nel Palazzo dei Congressi, che si va riempendo di militari impegnati nelle missioni umanitarie, gli orchestrali accordano gli strumenti. È un'orchestra mista quella del Concerto per la Pace. I fiati arrivano dall'Italia, gli altri sono tutti albanesi, musicisti che hanno scelto di rimettersi a studiare da adulti nella speranza di un futuro che non viva soltanto di sovvenzioni statali. Suonano diretti dal maestro Olmi, che ha organizzato per loro i corsi di aggiornamento davanti a tanti uomini in divisa, ai responsabili di quella missione arcobaleno che il popolo albanese ha apprezzato davvero, davanti agli imprenditori italiani che qui lavorano e portano lavoro. Suonano tra l'altro l'aria del Nabucco, simbolo di una solidarietà tra popoli che è diventata amicizia. Il presidente albanese, che con il Quirinale ha patrocinato l'iniziativa, è arrivato apposta per ascoltarla. Non è proprio la Filarmonica di Berlino, ma il momento è davvero toccante lo stesso. A sorpresa sul circuito di Zeltweg, dove le Ferrari sono impegnate nelle prove libere del Gran Premio d'Austria, sono arrivati i giocatori della Roma, giornata comunque deludente per le rosse di Maranello. In Austria, a Kapfenberg in ritiro, ha accettato al volo l'invito di un tifoso eccellente, Giancarlo Fisichella, ed è venuta quasi al completo a Zeltweg, la squadra della Roma. È piaciuta a tutti l'idea di poter curiosare nei box, anche a Fabio Capello. Grande passione da sempre. Qualcuno mancava, per esempio Candelà, ancora fortemente corteggiato dall'Inter, e Di Francesco, dimesso nella tarda mattinata dall'ospedale di Brook. Il pescarese si riunirà alla squadra ai primi di agosto. C'era invece Francesco Totti. All'inizio sto giocando come quarto centrocampista, poi mister deciderà. Tu ti vedi più come punta? Ma mi piace giocare anche in quel ruolo, però l'importante è giocare in quella posizione lì davanti e fare quello che voglio. Si parla di motori con Fisichella proprio oggi clamorosamente fuori, ma anche di calcio. Qual è la squadra che si è rinforzata di più? Ma non finisce mai questo calciomercato, questo è un problema, tutti cercano ancora rinforzi, abbiamo visto la lotta per Anelka, e Anelka è un giocatore che potrebbe fare la differenza. Devo dire che la squadra che ha cambiato più di tutti, si è rinforzata più di tutti, è stata l'Inter. La battuta più bella, quella di Di Biagio, che ha detto a Fisichella: tifo per te, ma proprio una macchina bianco-azzurra dovevi guidare? Siamo al tempo previsto per domani, al nord nuvoloso con temporali sulle zone alpine orientali, nuvolosità irregolare sulle altre zone del nord, al centro e sulla Sardegna temporali su Marche e Abruzzo, poco nuvoloso sulle altre regioni, al sud e sulla Sicilia molto nuvoloso con temporali più forti su Basilicata, Molise, Puglia e Campania, temperature stazionarie, venti moderati con rinforzi su Sardegna e Sicilia, mari mossi. Ed è tutto per questa edizione, la prossima a 1:00. Grazie per averci seguito, buona serata, arrivederci.